il teatro italiano oggi. Qual è la condizione del teatro italiano? L'altra sera sono andato all'Auditorium della Sapienza a Roma. Era la cerimonia di apertura del gemellaggio tra un municipio di Roma e un municipio di Parigi, e c'era la cerimonia di apertura, i politici che si esibivano a lungo, compiacendosi, e poi c'era un concerto. Un compositore italiano aveva scritto su commissione un'opera a partire dal Piccolo Principe, e c'era un'orchestra di giovanissimi musicanti e un coro di giovanissimi cantanti che la eseguivano, ma tra i politici e i musicisti c'era il teatro, era impersonato da un giornalista di teatro italiano, Rodolfo Di Gianmarco, e una regista di teatro, Emma Dante. Come si è manifestato il teatro italiano oggi, in questa occasione? Così. Hanno sistemato tra l'orchestra e il pubblico due poltrone di velluto. Il giornalista e la regista si sono messi a parlare. Il giornalista ha intervistato la regista per un quarto d'ora, una ventina di minuti. Hanno parlato del teatro di Emma Dante. Ma hanno parlato a chi? Il pubblico era costituito dai fratelli dei coristi o dei musicisti, dai cugini, dai genitori, dai nonni. Era un pubblico preciso, materiale, concreto. Io sentivo Gianmarco e Dante parlare un linguaggio incomprensibile a quel pubblico e mi domandavo: ma il teatro non è l'arte di parlare qui e ora a te?